Anche se sono stato imprigionato 3 volte e devo affrontare il processo l'8 novembre, cioè 3 mesi dopo, noi continueremo a combattere. Non ci arrenderemo. E io sollecito la comunità internazionale a mandare un chiaro messaggio al presidente Xi. Inviare truppe o usare misure d'emergenza non è la soluzione. Noi continueremo la nostra lotta, non importa se ci arrestano o ci perseguitano. Appena rilasciati su cauzione, prendono la parola. Hanno del fegato questi ragazzi, fegato e cervello, per opporsi al regime cinese, non esattamente il nemico più facile, ormai pronto a usare l'esercito. Joshua Wong ha 23 anni, come Agnes Cho. Questa rivoluzione la fanno soprattutto loro, i giovani nati quando l'ex colonia britannica tornava sotto il dragone. Da allora, ricorda Wong, che già 5 anni fa guidava il movimento degli ombrelli, Pechino sta erodendo progressivamente l'autonomia di Hong Kong. Ieri è stato arrestato Andy Chan, capo di un partito pro-indipendenza. Possiamo vedere molto chiaramente che il regime e il governo di Hong Kong stanno tentando di creare il terrore per cercare di spaventare le persone di Hong Kong affinché non partecipino al movimento sociale e al movimento democratico in futuro. Ma noi, popolo di Hong Kong, non ci arrenderemo e non ci faremo spaventare da questo terrore e da questa ingiustizia. Continueremo a lottare per la democrazia.